Matteo Trini, portiere del Budoni, che vince alla Nusia un importante scontro salvezza, una gara che è finita in polemica, gol annullati alla Nusia, rigore per voi con l'espulsione del loro portiere. E soprattutto per quanto ti riguarda, una grandissima parata negli ultimi minuti nel recupero che ha conservato per voi un'importantissima vittoria dopo 4 sconfitte consecutive. Sì, sono contento soprattutto per i 3 punti, perché era fondamentale interrompere la striscia negativa di 4 risultati. C'è stata da parte della squadra una grande reazione col cuore e col carattere, meno col gioco, perché questa era una partita tosta dove anche loro comunque giocavano a ritmi alti. Non siamo stati bellissimi, però sono contento che siamo stati efficaci e concreti. Probabilmente avete avvertito le scorie di queste sconfitte, perché non è facile poi scendere in campo sereni mentalmente. Beh, sicuramente dopo 4 sconfitte pian piano un po' di fiducia, un po' di autostima magari va incalando. Siamo stati bravi secondo me a non abbatterci troppo, a cercare di trovare subito le forze per reagire, perché comunque abbiamo sì perso 4 partite, ma eravamo vivi. Non abbiamo mai dato l'idea di essere spenti o morti. Questo secondo me è quello che ci ha permesso di arrivare a questa partita non morti, ma ancora vivi. E ti ripeto, sotto il piano del gioco sicuramente non abbiamo fatto una grandissima partita, però quello che ci vuole per salvarsi sono anche altre caratteristiche, non solo il bel gioco, e oggi abbiamo dimostrato di averle. Probabilmente in questo mese di febbraio nero avete raccolto molto poco, oggi è un po' una compensazione, no? Sì, diciamo che ci sono state partite dove secondo me non meritavamo di perdere e abbiamo perso 1-0. Sono sempre stato dell'idea che il campionato prima o poi ti dà e ti toglie, alla fine finisci sempre più o meno in pari, quindi quello che ci è stato tolto magari anche qualche partita, qualche punto al giorno di andata, ci sta ritornando, ci è ritornato adesso. Senti, tu ritrovi il campo dopo qualche gara in panchina e lo ritrovi alla Nusei in un'esperienza che non è stata brillantissima, però per te era importante dimostrare che cosa oggi? Ah, io devo dimostrare ai miei compagni di squadra, non devo dimostrare a nessuno. Qua è stata una parentesi per me felice, perché sono stato bene, mi hanno trattato benissimo, non è andata benissimo all'interno del campo, però non sono venuto qua sicuramente per fare la guerra alla Nusei, sono venuto qua per vincere la partita, perché io gioco nel Budoni e sono un professionista serio, quindi vado a queste cose, non guardo altre stupidaggini, chiamiamole così. Adesso c'è la sosta, però poi alla ripresa avete un'altra gara importante con Lazio, bisogna appunto questi scontri diretti vincerli per irrobustire ulteriormente questa classifica. Sì, abbiamo un bel trittico dove possiamo arrivare a Pasqua in una posizione che ci permette di poter guardare con più serenità la classifica. Dobbiamo essere bravi anche nella settimana di sosta a non staccare le batterie, a sì rilassarci per quanto ci riguarda alcuni aspetti, però allo stesso tempo rimanere comunque concentrati, perché adesso è il momento dove bisogna martellare e cercare di portare più punti prima di Pasqua. Grazie Matteo, complimenti ancora per la vittoria, in bocca al lupo. Grazie, grazie mille, altrettanto.